avuto in campo. Gli arbitri sono la signora Consonni Chiara di Ambiveri Bergamo, che è il primo arbitro, quella che adesso tocca il pallone, e poi è aiutata oggi da Giorgia Casella, che è di Brindisi. Lasciata libera e tutta sola. Rios. Tutta sola Galliano, ringrazia Niola per l'assist, recupera il pallone Capri, che in mano la palla del possibile meno 3. Dacic. Ovviamente lo 0-0 nel quarto tempo, mentre il punteggio è 52-56 a favore di Cagliari. Rios. Rios a segno. Pugioni, Lubianovic, ancora Pugioni tutta sola, va al tiro e realizza da 3. Lubianovic che butta giù qualunque difesa delle Capri, riporta a più 8 le sue a 1,50 dal termine. Gallo risponde da 3. Allora, dopo partita Cuscagliari-Capri, vittoria del Cagliari, Erika Striulli, capitano sugli scudi, che è tornata a gestire, a fare il metronomo di questa squadra, ha dettato i ritmi soprattutto nell'ultimo periodo di gioco, riuscendo a tenere il vantaggio che per due volte Capri aveva insediato. Bah, sì, è stato un rientro impegnativo, perché comunque l'infortunio mi è costato tanto a livello soprattutto di energie mentali, quindi in realtà per me la partita di oggi era più proprio una sorta di liberazione. Quindi normalmente si dice vedi Napoli e poi muore, invece vedo Napoli e rido. Mi porta fortuna a Napoli, no, a parte che ho un sacco di bei ricordi che mi legano comunque alla città, però sentivo proprio il bisogno di tornare a dare una mano, di sentirmi un po' parte anche di quello che stanno facendo le ragazze, che comunque fino a qua hanno fatto buone cose. Certo, e poi con il caldo dovrebbe andare via, scomparire questo virus, dovrebbero rifiorire le vostre velleità, che non sono poche, non dovrebbero essere poche. Speriamo, chiaramente sono ormai 2 anni e mezzo che conviviamo con questa situazione. Non è semplice, anche perché noi abbiamo rinvii, si è visto la stagione scorsa, per noi è stata drammatica tra tutte quante positive, poi recuperare tantissime partite in pochissimo tempo, per cui è un po' falsato il nostro lavoro negli ultimi 2 anni e mezzo. Adesso un pochino alla volta speriamo di riprendere una normalità. Sì. Ok, grazie, bocca al lupo e saluta l'Italia. Grazie. Allora, era il tuo esordio in questo Capri, ma purtroppo non ce l'hai fatta a dare la vittoria, ma il contributo si è visto, insomma. Da una parte dico va bene, però dall'altra mi dispiace, perché speravo di vincere, devo essere sincera. Però io sono sempre del parere, piano piano, chi va piano va lontano. Siamo all'ultima di andata, ci sono ancora 13 per voi, 15 partite ancora da giocare. Sicuramente la classifica è deficitaria, ma la cosa più importante è il morale, che non vi deve sfuggire. Quello mai, io che sono una un po' pazzerella, spero, anche se il clima non è male, per carità, però spero comunque di portare un buon animo come sempre, di cercare Di fare un po' meglio. Il nesto tuo e quello di Gallo si è visto, sì, anche se manca l'altra, però d'altra parte queste sono le forze. Io sono abbastanza positiva, devo essere sincera. Questa è la prima partita, ci sta che magari comunque siamo entrate da poco, sia io sia l'altra Mari, quindi ci può stare, tra virgolette, però secondo me
Avete sette giorni per recuperare, c'è il derby con Battipaglia. Esatto, vedrai che, ti ripeto, piano piano riusciamo ad andare lontano. Grazie Maria. Prego. Federico Sciascia, uno dei veterani coach in panchina in questa A2 femminile, un successo alla prima di campionato del 2022, che è un auspicio per tentare questa scalata per una posizione un po' più consona per questo tuo Cuscagliari. Sì, siamo soddisfatti innanzitutto della vittoria, perché comunque veniamo anche noi da settimane difficili e dopo il rientro dalle vacanze e abbiamo dovuto inserire giocatrici che erano infortunate da tanto tempo, come Strulli, Madeddu, che oggi non ha giocato ma stiamo provando ad inserirla. E veniamo da una situazione di ricostruzione e farla con due vittorie ci dà fiducia, questo è chiaro, questo è chiaro. Quindi siamo molto fiduciosi per il futuro e, come dico sempre, se la squadra, possiamo far meglio di quello che abbiamo fatto oggi, sono convinto. Se la squadra continua a lavorare come stiamo facendo e il nostro capitano riusciamo a metterla in condizione di esprimersi al meglio, noi possiamo dar fastidio a tutta la squadra, sono convinto di questo. Bene, è l'ultima di andata, ti chiedo un commento su questo girone sud. È un girone molto equilibrato, è evidente, sia nella parte bassa che nella parte alta. I risultati lo confermano, voglio dire, Battipaglia che era ultima, battuta in casa le prime, ha giocato alla pari con Valdarno. È un campionato complicato, definiamolo complesso più che complicato. Se si fanno dei filotti si può arrivare su, ma è un attimo anche trovarsi nella bassa classifica. Per questo bisogna essere costanti, il Covid ti dà una mano, gli infortuni ti devono dare una mano, cioè, ci sono un po' di variabili che impazziscono in questo campionato che non ci danno certezze, a me come a tutti gli altri allenatori. Certo, la prossima ce l'hai? La prossima andiamo alla prima di campionato a Matelica, è un'altra partita che noi vogliamo provare a vincere, ci alleneremo tutta la settimana per arrivare al meglio. Allora, qui stasera mangi la pizza, lì speri di bere il verdicchio. Volentieri. Grazie, ciao. Allora, coach Fabbo, non è andata bene questo inizio anno, tre volte avete recuperato la partita, iniziata malissimo, in sordina, poi avete recuperato sul meno due, però Cagliari è stata più brava, avete subito l'esperienza di Strulli che è riuscita a dare i tempi alla sua squadra. Certo, non è cominciata bene anche perché veniamo da un periodo non positivo. È un mese che non giochiamo, ci alleniamo da una settimana perché abbiamo avuto dei problemi di Covid, mai in organico completo, e l'inizio, come in tante partite, l'abbiamo subito e abbiamo sempre giocato in salita. Poi stavamo cercando di recuperarla, ma come ci capita sempre, la nostra difesa non riesce a tenere. Tre bombe da tre. Sì, quello è capitato la stessa cosa con Patti, è capitata la stessa cosa con Ponte Buggianese, per cui è una costante che sta diventando un problema. Dobbiamo lavorare più in difesa e soprattutto sugli scarichi, cercare un po' di recuperare la posizione per evitare un tiro facile. Purtroppo sapevamo che il campionato era duro, cercheremo di i recuperi stati nel gruppone, però i recuperi andranno vinti, insomma. Certamente. Noi proveremo a giocare e vincere quante più partite possibile, sapendo, cioè essendo proprio consapevoli che abbiamo delle difficoltà e che stiamo pagando lo scotto di questo primo anno in A2. Bene i due innesti, che credo siano gli unici possibili, no, quest'anno. No, tre. Tre, allora ce n'è ancora un'altra. Vabbè, allora, ciao. Abbiamo avuto purtroppo la difficoltà con Maggi, che la sua scelta ha fatto una sua scelta e noi abbiamo sostituita con Gallo, che ha giocato con noi già negli anni passati ed è stata una delle artefici della promozione. Maria Giuseppone, che è ritornata a casa e che quindi ci può dare una mano. Proviamo a costruire, proviamo a crescere, diciamo che l'intento e l'obiettivo della società è questo, nella speranza di poterci salvare, allora, e continuare. Avete iniziato la prima con una bella vittoria a casa del Battipaglia che torna qui e potrebbe darvi un'altra volta in là. Speriamo. D'accordo. Grazie, ciao.